Salve a tutti ragazzi, bentornati a Pikmin 3, questo è il quinto giorno. L'ultima volta abbiamo riunito Brittany e Alf, fortunatamente, perché non voglio immaginare cosa sarebbe successo lasciare Alf un giorno da solo, dopo tutto lo stress. Che bello che sei sana e salva, Brittany. E tutto grazie ai Pikmin gialli, se non ci fossero stati loro non sarei potuta uscire da lì. Per dirla tutta, anche quando ci siamo incontrati all'inizio è stato grazie ai Pikmin. È vero, dobbiamo proprio ringraziare quegli esserini, mandandoli a morire contro orde di nemici. Vediamo i dialoghi. Certo che i frutti di questo pianeta sono proprio buoni, eh? Già, e poi ho la sensazione che facciano bene alla pelle. Forse è perché la sostanza che contengono, la picamina Yu, ha effetti positivi sull'epidermide? Sicuramente, quante ne sai? A maggior ragione dobbiamo raccogliere ancora più frutta. Ah, sai una cosa, Brittany? Credo che forse è quello che faremo oggi. Non ne sono certo, ma forse oggi raccoglierò solo frutta. Devo vedere, andiamo comunque alla tundra gelo? Però non so se andremo a prendere Charlie oggi, dipende un po'. Magari farò. Visto che lo scorso episodio mi ha stressato molto, farò un episodio un po' più. Calmo, per così dire. Magari aiuto un po' i Pikmin gialli alla riproduzione. Cosa del genere? 20 per tipo circa. Poi faccio così, ne mando. Facciamo 10 assieme a Brittany. E Brittany la mando nella grotta. Perché ci sono due Pikmin gialli che non abbiamo estratto dal terreno l'altra volta. Quindi lo farà automaticamente. Oh, guarda, c'è la ciliegia che avevamo. Ce l'avevamo quasi fatta l'altra volta. Ci è mancato davvero poco. Voilà. Allora. Ups. Mi sa che ho scosso il gamepad e si sono divisi. Allora, piano per oggi è andare a prendere questo, credo che sia possibile quando si. Però dobbiamo essere in due, quindi aspettare che ci sia Britney. Guardate qua, vi ricordate questo? Se avete visto Pikmin 2 o se avete giocato a Pikmin 2, ve lo ricordate? C'è quell'uva, credo che sia off limits per ora. Però questo no, credo. Quel cristallo dentro c'è qualcosa di interessante. Mi sembra che sia un frutto. Ci sono dei datili e qua c'è ancora vivo il bruco sputaneve però, quindi forse un po' di problemi ce li darà. E poi magari andremo a spingere anche il naso del presidente, chi lo sa. Ok. Allora, vediamo un po'. Prima, quello che mi per cui mi serve Brittany lo lascio per dopo. Oh, Brittany ha raggiunto il posto. Ha estratto i Pikmin. Ah, e ora le faccio distruggere questo che ha dentro un bel kiwi. Diviso a metà. Ok, ragazzi, dividetevi equamente. Cos'è questo? Cos'è sta roba, guys? Ok. Gli altri lì. 4, 5. Oh my god. È perché ne ho presi 10 giusti? No, il fatto è che non ne ho presi 10 giusti. Ci siete anche voi, no? Ok, 5, 5. Vai con 6 e 6. Ok. Ora, Brittany, la mando. La mando alla cipolla. Così li recupera quando hanno finito. Noi dobbiamo sconfiggere questa cosa. Ok. Ok, attenzione. Andate! Colpite, colpite, colpite! E voilà! Ho detto che non mi piace troppo che abbiano levato la carica napoleonica, ma va anche detto che levandola hanno reso le battaglie un po' meno semplici, almeno a mio parere. Un po' meno. Guarda lì cosa abbiamo! Abbiamo anche un dit. Due ditteri ladri! Oh my god! Credo di aver bisogno di Brittany. Ok, anche per questo serve Brittany, eh? Ok, e Pikmin gialli probabilmente per raggiungere quelli. Ok, Brittany.
Dove sono? Scamorza col kiwi? Guys, lo lascio qui vicino alla base e lo prendiamo prima della fine della giornata. Ok. Non ho molti altri gialli, prendiamo il resto rossi. Prendiamo ne 20 altri rossi. Ok. E raggiungiamo Alf. Sono molto meno stressato rispetto alla giornata precedente. Ok. Alf può magari cominciare a mandarli là i Pikmin, però sperando che... c'è anche uno di quei fiori lì. I Pikmin possono arrivare là, no? Quindi se ne mando uno, comincio già a scavare. È un flauto! In una capsula. E questo oggetto, che cos'è? Mi sembra di averlo già visto da qualche parte. Intanto lo porterò là a Drake e lo farò analizzare dal computer. Ok. Ah, non c'è neanche da scavare. Ok, ne mando un po'. Più di 10 magari, perché so che alcuni li ruberanno i ditteri ladri. Spero che 12 bastino. Ah, Brittany è arrivata. Good job, girl. Ora. Sgancio Brittany di là. Oh, come on. Vabbè, non importa. Le passo tutti i Pikmin adesso. Non importa. Sì, glieli passo tutti, perché no? Tutti, magari qualche roccia. Sono messi ad abbattere il fiore, bene. Ok, noi dobbiamo tirare giù il dittero ladro. Come on! Colpitelo, colpitelo! Più forte, più forte, più forte! E voilà! Ok. Oh! Sequenza di raccolta in corso! Ha raccolto le bacche. Eh? Una chiamata della Drake! Analisi dei componenti della pianta raccolta in corso! Rilevata alta concentrazione ultra piccante. Commestibilità per i membri dell'equipaggio, negativo. Cosa? Non si può mangiare? Vabbè, visto che siamo qui, raccogliamone lo stesso un altro po'. Ok, vedrete cosa succede, anche se chi ha giocato a Pikmin 2 può prevedere cosa succede. Ok, guys, prende... Oh! Action cut! Ora l'hanno portate tutte 10? Che? Una chiamata dalla Drake? Ah, è questo. Esame oggetto raccolto in corso. Fischietto rotolante. Questo oggetto è un kit opzionale che trasforma un fischietto normale in rotolante. Ok. Questo era uno di quegli accessori per tute spaziali che ho visto in vendita. Grande, c'è anche un manuale di istruzione allegato. Lo aggiungo agli appunti di ricerca. Premi coso o coso per schivare rotolando. Yay! Carino, con questo potremo scansare i pericoli. In un lampo. Ok, prendetelo, prendetelo. Non bastano a tirarlo giù. Oh, fuck me. Oh, shit! Ok. La mira funziona bene, ma non bene quanto vorrei per i nemici aerei. Tipo adesso... Ok. Un miracolo che nessuno è caduto di sotto. Allora, i Pikmin... oh, bene, stanno costruendo il legnetto. Raccogliete l'uva. L'uva la portano... Una... Perché sono fermati? Ah, stanno facendo i turni, ok. La portano un acino alla volta. Strago questo. Prendete quello, perché no? Cosa che mi spiegano qua? Yay! Se lo attacchi direttamente con i Pikmin rocciosi cade al suolo. Ah, questo me l'ero scordato. Ok, buono a sapersi. Gialli, prendete quello. Preso, preso, preso. Vedete che sono già ricresciute le bacche. Volendo posso lasciare qua dei Pikmin... tipo 5 Pikmin ogni giorno e raccolgono
le cose. Vedete che alcuni stanno già saltando. Sono quelli che hanno portato le prime e... Ah no, questi sono quelli dell'uva, vabbè. Sto confondendo un sacco. Mandi già a raccogliere quello. E non ci arrivano. E uno ci arriva e gli altri no. Che sono ste storie? Vabbè, va per i grigi. Ragazzi, venite qua. Hanno costruito il legnetto che rende più facile gli spostamenti. Però devo comunque... facciamo così. Visto che Brittany l'ha già usata tanto. Vabbè, non importa. Alf resta lì a prendere i pigmin per la prossima volta. Ora, pensiamo un po' a quello che devo fare. Fammi fare una prova. Sequenza di raccolta in corso. Ok, ne ha raccolte abbastanza adesso, direi. Una chiamata dalla Drake. Ok, che altro c'è? Raccolta quantità non specificata di nettare. Su alcuni pianeti può essere usato come spray energizzante. Premi in su per spruzzare lo spray ultra piccante sulla squadra di Pikmin. Ci sono altri modi per raccogliere il nettare ultra piccante oltre che dai fiori da bacca. Se si trova il nettare, bisogna farlo raccogliere dai membri della squadra. Se si trova il nettare ultra piccante, bisogna farlo raccogliere dai membri della squadra, ok. Come nel Pikmin precedente, è un nettare che aumenta la potenza. Hihihi, come reagirebbero i Pikmin del mio gruppo se premessi in su? La potenza e l'efficienza di attività in generale. Ok, Alf, la lascio per dopo allora. Tu torna qua. E andiamo a prendere quell'altro frutto. Poi magari proviamo a fare questo, ma credo che solo in due non sia il massimo come idea. Li ho tutti con me, 98 su 100, dove sono gli altri due? Ah, sono là sotto, ok. La cosa che ci hanno appena insegnato è questa, la schivata. In tutta onestà non mi piace molto, non la trovo così efficace. Molto spesso quando c'è da schivare perché si è in spazi ristretti e non è così utile. Però immagino che è solo il motivo è perché io non la so usare bene, probabilmente. Immagino che sapendola usare tutte le lamentele svanirebbero. Magari se l'avessi avuta contro il Longopede non avrei perso neanche quei pochi pigmin che ho perso. Allora, adesso concentriamoci un po' perché vi mando qui. No, dividiamoci. No, non possiamo. Tutte cose da fare in due. Andiamo a prendere quel frutto. Lascio andare in automatico. Ok, siamo arrivati. E da qui penso che mi basta lanciare su Alf. E dargli, che ne so. Così. Sì, non è difficile. E voilà, abbiamo già preso anche questo. Che ancora, di nuovo, non ho idea di cosa sia. C'è uno scivolo che mi porta da... Che zona è quella? Non è la... Quel barbo statico, da dove... Non sapevo neanche ci fosse. Com'è che non ci ha preso nessun Pikmin? Forse ce li ha presi, ma non me ne sono accorto. Ok. Non voglio andare ad affrontarlo ora. Okidoki. Mentre loro portano quello, prendo i pezzi di kiwi. E quest'oggi sarà una giornata tranquilla. Tranquillamente. Pigmin foglia fanno fatica a starmi dietro, ma... Ho anche detto che non ho trovato granché nettare per farli... Per potenziarli. Pigmin incastrati! Sveglia! E ora... Brittany... Oh shit, chiamato anche loro. Prendete il coso! Ok. Brittany, andiamo. Oh, c'è gente incastrata anche lì. Mamma mia, guys. Pikmin che si incastrano è la maledizione di tutti i giochi di Pikmin. Ok, andiamo a spingere quella palla e poi penso che abbiamo finito. Bene. Sì, 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 tranquillo, tranquillo. Lancio su Brittany, lancio su
20 Pikmin, non è obbligatorio gialli, ma... Ok. Prima di farlo faccio una foto al naso del presidente, perché non è una cosa che si vede tutti i giorni. Con la foglia in mezzo, perché no? Zoomiamo fuori un po'. Voilà. E vai, Brittany. Dagli una spinta. Mi levo perché non mi ricordo se schiaccia Pikmin quella palla, ma non voglio scoprirlo. Boom! E lì dentro è dove ci avventureremo la prossima volta. E per sicurezza preferisco avere una giornata intera per farlo. Ok. Vieni qua, Alfa, andiamo a riprendere i Pikmin che mancano. E so dove si trovano tutti quanti. Sono o sul ponte o qua dietro, quindi siamo a posto. I think. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà! Bella giornata, tranquilla. Abbiamo comunque fatto il nostro dovere per il pianeta. Prendiamo un po' di fiori col tempo che resta. E poi chiudiamo. Bel lavoro, ragazzi. Ebbene. Zero. Andiamo al tramonto. Ops. Sto per ricominciare. Vai al tramonto. Yes. Ah. Brittany sarà soddisfatta. Visto tutto il cibo che abbiamo preso. E dopo tutto, se Charlie è disperso, è stato disperso per 4 giorni. Se resiste 4 giorni, ne resiste anche 5. In teoria. Non oggi? Come si chiama quello già colito? Non lo so. So solo che è una creatura orribile. Forse è già un bulbico. Visto che hai i labbroni. Tada! Guarda lì! Lo sbav! Hihihi, altra frutta! Un'altra granata di Cupido. Che mischiamo con non ricordo più cosa. Forse è ciliegia anche questa. Ok, poi abbiamo la pioggia verde. Guarda quest'uva. Quest'uva. Si vedono comunque gli spigoli se si guarda bene, ma... Doesn't matter. A me piace l'uva bianca. L'uva bianca, però preferisco il vino rosso. Squisitezza mascherata. E c'è kiwi. Kiwi mi piacciono, ma sono allergico alla scorza. Se la tocco divento rosso dappertutto. Guarda, guarda la bagnatezza di questo kiwi. Oh, oh, oh. Ok. È figo anche che non tutta la frutta si trovi, come dire, in un pezzo solo. Anche se questa è stata tagliata abbastanza nettamente, quindi immagino che... boh, un umano l'ha tagliata e poi è morto, fine. O l'ha gli ha attaccati un orso. E questa è il nobile frutto. Ah, forse so cos'è, è una... No, non ci provo neanche. Una guava, forse? Nah. Sì? Nah. Mungiamolo e basta. Voilà. E quel che avanza. Il frutto non ispira molto colore. E purtroppo in generale la frutta tenderà tutta a questo verdognolo così. Il succo non sarà multicolor perché si mischia spesso, ma vabbè. Questo dovrebbe essere il mio premio per tutti gli sforzi di oggi. Glu 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 glu. Con questa bella scelta di risorse alimentari non dovrebbe essere un problema la cena. Bene. Ehi, non ho perso nessuno oggi. Nice. Una volta tanto. Vediamo che scrive Alf sul diario. Capitano, dove sarai in questo momento? Cosa starà facendo? Il fato ha voluto che incontrassi un maestro tanto bravo, per mia fortuna. Il suo ricordo e i suoi insegnamenti sono custoditi gelosamente nei nostri cuori, e non li dimenticheremo mai. Oh, Capitano Charlie!
Oh, capitano Charlie. Eh? Oh, Alf. C'è un nome per quando ti innamori del tuo insegnante? So che c'è quella se ti innamori del tuo rapitore, che è la sindrome di Stoccolma. Saprei la sindrome di Copenaghen, una roba simile. Quindi era il suo maestro. Dobbiamo ritrovarlo, anche se è tradizione che l'anziano maestro muoia per insegnare la lezione finale al suo allievo. O durante il timeskip. O prima o dopo il timeskip. Bene, ho fatto un buon lavoro. Oggi è stata una raccolta di frutta sostanziosa. La prossima volta credo che recupereremo Capitan Charlie. Bye bye e alla prossima. Perché non voglio immaginare cosa sarebbe successo lasciare Alf un giorno da solo, dopo tutto lo stress.